I carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato 6 trafficanti di nazionalità albanese, di età compresa tra i 22 e i 41 anni, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio, nonché estorsione. I provvedimenti cautelari sono scaturiti a conclusione di un'articolata attività di indagine dei carabinieri della tenenza di Cirié, supportata da pedinamenti e riprese video, che ha consentito ai militari dell'arma di individuare un gruppo criminale dedito allo smercio di droga soprattutto nel canavese. La gang interloquiva con gli acquirenti mediante un linguaggio criptico in cui veniva simulata la vendita di pizze e birre, utilizzando come base logistica un ristorante sito nel centro di Cirié e gestito da un gruppo. Le consegne delle dosi richieste, ricevute via telefono o tramite le più note piattaforme di comunicazione online, venivano effettuate direttamente presso il domicilio dei clienti, come una normale ordinazione di alimenti. La banda, ai fini di eludere i controlli dei carabinieri, non teneva mai lo stupefacente nella propria disponibilità, ma lo interrava in impervie zone boschive, prelevandone di volta in volta la sola quantità richiesta. Non erano rare neppure violente ritorsioni messe in atto nei confronti degli acquirenti per il recupero di somme di denaro, da loro non prontamente corrisposte. I ricavi mensili derivanti dalla vendita di cocaina, che veniva spesso confezionata per la vendita al dettaglio presso una mansarda della periferia di Cirié, sono stati stimati in oltre 50.000 euro.